l'emozione appunto fa parte del vissuto, e io, per chi mi conosce lo sa, non so separare emozioni dai concetti, non so separare i vissuti, non so separare i saperi dall'essere, ed è per questo che poi sono stata contenta di essere introdotta dalle voci degli alunni, perché chiaramente il mio essere qui in questo momento dice, soprattutto nella mia dimensione, di essere nella scuola e per la scuola sostanzialmente. E quindi anche quando, a conclusione di questo lavoro, che in effetti è un lavoro che nasce da un percorso di studi, quindi se alcune cose sono state colte prettamente in una maniera tecnica, è stata perché comunque era un lavoro, diciamo, il completamento di uno studio realizzato appunto presso l'Università Pontificia, che poi chiaramente mi era stato chiesto di pubblicare. Non ho saputo non dare la dimensione che mi appartiene, cioè quella di essere con i ragazzi, ed è per questo che probabilmente ciò che ha reso prezioso poi il libro, a mio avviso, è proprio la sessione filosofica che ho fatto con i ragazzi per vivere insieme a loro questa dimensione di ricerca, perché sicuramente ciò che ha caratterizzato sempre il mio percorso è la ricerca con loro e la ricerca personale che non riesce a scindersi da quello che poi è il mio lavoro con i ragazzi. Quindi da una parte nel libro c'è questa dimensione proprio dell'uomo che è in continua ricerca, e dall'altra, come è stato evidenziato, questa difficoltà dell'uomo contemporaneo che deve continuare a avere un po' di difficoltà a fare spazio ad un percorso di fede. L'uomo bramoso di conoscere, l'uomo desideroso di andare oltre se stesso, l'uomo che è dotato di sensibilità che lo porta a riconoscere l'altro e a sentire parte di sé. E un'altra cosa importante che volevo dire, per me fede e ragione sono da considerare come apertura al vissuto. Una ragione non come una stanza, ma come una finestra sul mondo. Quindi se il punto di arrivo è stato il mio lavoro con i ragazzi, il punto di partenza è stato appunto questa continua ricerca che più volte è stato sottolineato, che caratterizza la mia persona e che quindi probabilmente sono ancora alla ricerca, non ho raggiunto nessun traguardo definitivo ancora, e che quindi questo mio modo di essere appartiene poi al mio fare l'incontro e il dialogo con gli alunni. In effetti ho voluto che avessi tra le mani il libro che ho regalato, forse uno dei primi libri che avevo fra le mani, che ho regalato alla comunità di Rovigliano, perché volevo ripetere la dedica così come era alla speciale comunità di Rovigliano, dove per anni ho avuto il piacere di sperimentare come i lumi della ragione devono essere sempre sostenuti dall'apertura all'altro, che significa fede come speranza alla vita.